Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft Ita. Siamo di nuovo qua. Allora, devo dirvi soltanto due parole e poi iniziamo subito con la farm di dischi. Allora, mi ha consigliato in particolare un iscritto, un utente, spero sia iscritto, di abbassare la distanza di rendering. Infatti l'ho fatto, non so se vedete, notate, la nebbia è molto più fitta. L'ho messo a 6 chunk. 6 chunk di insomma, distanza rendering, 6 chunk. Vediamo, gli FPS obiettivamente sono migliori, stavo a 47, intorno ai 50 FPS. In tutti i casi, oggi iniziamo subito e con la farm di dischi. Un problema c'è però. È una figata, sei sotto, batti qui e poi parti. Comunque, questo è quanto. Allora, i mob cadono da lì. Che adesso dovrei tappare perché... Vabbè, tanto ho un... No, non ho siltac, buono, dammi la cobblestone. E non ci arrivo. Comunque dicevo, perfetto, ho messo la glowstone lì perché almeno lì sì, l'illuminazione è easy peasy, lemon squeezy. E qui ho già preparato il coso per gli zombie, vi faccio vedere come funziona. No, questa magari. E ho deciso di fare ogni zona con un layout diverso, diciamo con un colore diverso. Zombie arancione, creeper lime... poi ci abbiamo per gli scheletri giallo e così via. Insomma, magari il bianco ci stava meglio, però il vetro bianco, insomma. Comunque, come funziona? Gli zombie cadono qua, sono attratti dal villager. Questa è considerata un blocco, quindi gli zombie non capiscono che è un blocco. Vanno qua, cadono, ci metterò della lava e muoiono. Qui ci metteremo un villager. Detto questo, andiamoci a scavare subito la seconda parte di allora. Per quanto riguarda gli scheletri hanno paura dei cani. Gli scheletri hanno paura dei cani e quindi probabilmente dove è meglio mandarli. Allora, se io metto... magari metterò qui gli scheletri e lì i creeper. I creeper hanno paura dei gatti che ho. Non ho cani, il che non è proprio un bel problema. Però magari ci possiamo accontentare di smistare direttamente gli zombie. In tutti i casi andiamo qua. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a prenderci intanto il vetro e andiamo a collegare questo qua, in modo tale che ci sia anche il collegamento per i nostri carissimi amici creeper. Come funzionerà poi? Allora, intanto andiamo a modificare qui il tutto. Andiamo a mettere un po' di lime. Sì, è carino, mi piace il colore. Rompiamo anche là sopra. Perfetto. E poi come faremo? Come faremo? Metteremo due gatti. Allora, qui magari lo facciamo camminare di un altro passo. Laggata terribile, lo facciamo camminare un altro po'. Perché poi dovremmo... No, no, va bene qua, stretto. Oppure, boh, non lo so, vediamo. Perché io potrei andare a passare anche dietro. Perché dovrei farmi tankare dallo scheletro. Quindi magari faremo un sistema di vetri in modo tale che non mi veda il creeper, ma mi veda questo. Boh, non lo so, magari vedrò meglio di inventarmi qualcosa. Comunque, in tutti i casi, qui possiamo tranquillamente scavare. Ok. Mettiamo giù questa. Lì non ci va, infatti lo leviamo. Bene, e cosa succederà? Qui ci andranno appunto gli scheletri, i creeper. Ci servirà un pistone per non farci vedere. Magari li mettiamo a questa altezza, in modo tale che con un pistone sono completamente bloccati. Lo stesso qui per lo scheletro. Alzerò questo, mi farò vedere dallo scheletro. Magari mi metto qui davanti dallo scheletro. Ah, qui ci metto l'acqua. Almeno i creeper, anche se esplodono, non mi fanno danno. Il che è buono. Mi metto a saltare tipo qui davanti. Lo scheletro probabilmente, se il creeper mi prende, è un casino. Tipo qua, lo scheletro proverà a prendermi. Magari mi sposto, oppure mi metto da qualche altra parte qua sopra, tipo, in modo tale che lo scheletro tiri e il creeper muoia male. In tutti i casi l'acqua ce la mettiamo subito. Mi servirà anche un colore per il pavimento. Attualmente bisogna lasciarlo di cobblestone. Poi provvederò a mettere qualcos'altro. In modo tale, questo l'ho fatto appunto per non far cadere... Per non far... Se diciamo i creeper esplodono, non mi griffano il tutto. Perché, ve lo ripeto, se stanno nell'acqua, non, la struttura non vengono griffate. Ecco, un po' come la TNT. Ok, rompiamo anche questi. Mettiamo uno dietro, rompiamo anche quelli due. E più o meno ci dovremmo essere. Ok? Ci mettiamo lì anche. Ah, lì non ce l'ho messa. Vabbè, provvederemo poi. Fammi salire, bravissimo. Provvederemo a mettere lì anche
che una di queste. Sì, decisamente. Poi cosa andiamo a fare? Andiamo intanto a fare questa. Che ho fatto di preciso? Ah, sì, vabbè, bisogna metterlo per forza qua. Però magari lo teniamo anche più vicino, non lo so comunque. Perché non mi ritrovo? Perché non mi ritrovo? Queste sono sopraelevate, quindi qua vanno. Ah, ho l'entrata che si inter... Madonna. Madonna, non anche il Siltouch. Vabbè, cosa mi invento? Cosa non mi invento? Dovrò spostare forse l'entrata? Magari provo a farla qui, magari faccio un'entrata tipo qua, la sposto. Sì, forse, forse è meglio, forse è meglio. In tutti i casi qui andiamo a chiudere. Chiudiamo anche qua. Perfetto. Mettiamo giù, non mi basterà mai, ma tanto ne dovrei avere altra nel mio bellissimo magazzino. Ecco qua. Il tutto qui lo metteremo di un altro colore di clay che faremo dello stesso colore del pavimento, magari. Ah no, il soffitto pure, allora no, faremo. Vabbè, qualcos'altro mi invento. In tutti i casi dovremo andare a collegare anche quest'altra parte. Ecco, ho sprecato un pezzo di vetro perché non ho il Siltouch dietro con me. Allora, poi dobbiamo provvedere al metodo per non farli cadere. Però magari prima faccio il tetto di un altro colore di clay e poi provvediamo a tutto il resto. Vado a prendere anche questo e ci rivediamo tra pochissimo. Ok, sto tornando alla farm di dischi, alla Coming soon farm di dischi. Eccoci qua. Perfetto, è fantastico il coso. Mangiamo. Mangiamo, dico. E riprendiamo subito con le nostre attività. Allora, on dance. Il soffitto. Il soffitto come lo facciamo? Lo facciamo con la brown clay. Ho fatto tutto di clay, perché è una figata la clay, ragazzi. È uno dei materiali, penso, più epici che sia stato introdotto. Allora, mi hanno anche chiesto, no? Adesso parlando di introduzioni, quindi di aggiornamenti, mi hanno chiesto cosa ne pensavo del fatto che la Mojang sia stata comprata appunto dalla... che Minecraft e la Mojang siano stati comprati dalla Microsoft. E cosa ne penso? L'ho detto, ho scritto anche nei commenti. Io, ragazzi, ancora non mi sono fatto un'idea ben precisa. Nel senso, sì, Notch, tutto il team dei programmatori che lavoravano al progetto Minecraft hanno fatto ovviamente cioè, ovviamente no, hanno fatto un grandissimo lavoro. Con continui aggiornamenti, insomma, a me piace molto questo gioco, penso lo avrete anche capito. E a parte, comunque, a parte cavolate, no, sinceramente, secondo me, è uno dei giochi, penso, meglio riusciti di sempre. A parte che poi, vabbè, le varie mod, insomma, per i programmatori di mod è un casino quando escono gli aggiornamenti, però, vista dal punto dei miei player che non programmo mod, né texture pack, né niente, sinceramente è figo avere costantemente nuovi aggiornamenti. Penso, la pen spero e penso la pensiate anche voi allo stesso modo. Comunque, qua chiudiamo questo. Vabbè, possiamo anche tenerlo chiuso ora. Questa parte la facciamo di rosso. La facciamo di rosso. Sto registrando, sì. Bene. No, che a me mi prende sempre paura di non stare, che non stia registrando e perdermi tanti e perdere tanto tempo poi. Vabbè, comunque, continuiamo a piazzare i nostri bellissimi blocchi di clay. Rompiamo qua. Tac, 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 tac. Perfetto. E un'altra cosa, ditemi nei commenti anche voi se avete un'opinione, vi siete fatti un'opinione al riguardo. Io aspetterò magari di vedere prossimi aggiornamenti, vedremo come evolverà la situazione. Poi, in caso, cioè, senza in caso, prenderò una decisione se, diciamo, se dove schierarmi, se proprio scendere a prendere una parte oppure no, restare fuori dal dibattito. Ok, questo è più o meno la farm, più o meno. Poi, cosa mi devo dare? Ah, ho preso gli stone brick, eccoli qua, per il pavimento. Sì, esatto, lo facciamo di stone brick, ovviamente slab. Vado a perdere, no, ma da. Allora, ed è questo qui. Qui ce ne mettiamo due. Uno e due. Perfetto. Lag. Madonna, comunque la ghicchia un po', eh. E comunque, appunto, vedremo i primi aggiornamenti e niente, tornando al discorso Microsoft. Anche la cifra sborsata è una cosa incredibile, 2 miliardi e mezzo. So not che Notch si sia sistemato per la vita proprio, una bestia, 1.1.
punto esclamativo. Comunque, sta prendendo un aspetto abbastanza carino. Dammi la Yellow Clay Kale, me l'ero portata appresso per finire il tutto. Tac, tac, qui possiamo chiudere. Ok, se chiudiamo anche qua, come viene fuori? Allora, qui il dentro è carino, io posso fare una cosa del genere abbastanza, in maniera abbastanza brillante. Così, scavo anche qua sopra, così mi scavo il tutto. Vai, abbastanza, abbastanza, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Abbellirò anche qua perché sinceramente non si può vedere una cosa del genere. Prenderò gli stone brick, magari clay, dai, la clay. Ne abbiamo, usiamola, abbiamo della clay, usiamola. Possiamo usare intanto per fare il pavimento. Però, ah no, lì ci ho fatto il soffitto, qua ci faccio il pavimento, mi pare giusto. Mi pare giusto? Tac, 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 tac. Ok, magari non qui, qui facciamoci una cosa del genere che scende tipo, ecco qua, così. Perfetto, c'è cioè del carbone che non prenderò perché ne ho abbastanza. Sì, eccolo qua, sembra abbastanza, non so, tipo cartoni, questa roba, questa stanza, non lo so come. Tutta colorata, figa dai, carina. Come farm di dischi può andare. Vabbè, poi magari provvederò anche ad abbellirla. Mettiamo un paio di torce qua. Tac, tac, perfetto. Questa la possiamo anche togliere. La mettiamo qui. Bene, continuiamo. Qui magari ci mettiamo stone brick. Non qui, magari. Ecco, così. Dai, che è un po' più carino. Anche qui a sto punto, perché non mi piacciono per niente questi nuovi materiali grezzi, sono bruttissimi. Dai, accettabile, accettabile. Potremmo anche tenerla così addirittura, perché c'è tutta stone che fa contorno, magari il sopra lo cambieremo in tutti i casi, eccoci qua. Bene. Dovremmo fare adesso la parte per rinchiudere gli scheletri. Gli scheletri li mettiamo qui, abbiamo detto. Dobbiamo alzare, ecco di uno, perfetto. Qui ci mettiamo gli scheletri. Intanto rompiamo il blocco là sopra e dammi la clay, perfetto. E la mettiamo lì. Rompiamo anche questi. E qui ci andranno gli scheletri. Gli scheletri, ce ne andrà uno, magari che ne so, qui lo metteremo, sarà quello fisso, lo scheletro, quello proprio fisso che resta lì a con l'armatura e magari anche una name tag. Ok. Qui lo rompiamo e ci mettiamo questo. Perfetto. Ah, ci metteremo anche qui, penso, della lava, magari. Quindi abbassiamoci un altro po'. Così, perfetto. Tac, bene. Mettiamolo qua, qua, qua. Qui ci andrà, non so, la lava, magari, o che altro. Facciamo così. Perfetto. Rompiamo anche questi tre. Sì, non voglio tanti scheletri appresso, così. E qui ci mettiamo questo. Ottimo. Dammi una enderpearl e ci torniamo sopra. Ce ne torniamo sopra. Se riesco a tornare proprio là sopra, sopra, sopra. Mamma mia, che pro. È diventato un enderpearler di quelli epici. Sì, esatto, più o meno, più o meno. Allora, adesso qui la piattaforma per lavorare. Intanto dobbiamo bloccare l'afflusso di gentaglia. Cioè dobbiamo bloccare la gente qua, quindi questi sono di obbligo e poi non possono nemmeno uscire perché non avrebbero modo se sono alti 1, se sono alti 2 è un bel problema. Allora, loro scendono da qui, giusto? Sì, fammici mettere un blocco, ecco. Loro scendono, sono qua. Allora, se io... Allora, i zombie non hanno problemi perché vanno qua. I creeper devono andare qua, quindi qui 1 e 2 ci andranno dei gatti e uno qui un cane. Quindi qui, qui, allora, lì niente. Adesso scendiamo. Scendiamo da dove? Da dove scendiamo? Ecco. Allora, qui ci andranno, lì niente. No, scherzavo. Allora, qui ci hanno i gatti, quindi 1 e 2 gatti. 1 e 2 gatti, poi ci andrà un cane qua. Perfetto. Enderpearl alla mano, sempre quelle sono utilissime per salire. Poi qui con il vetro non si capisce granché com'è. Allora, quindi questo lo possiamo togliere. Questo lo possiamo. Sono un genio. Wow, bene. Questo lo possiamo togliere. Questo lo possiamo togliere. Perfetto. Quindi qui ci andrà un cane. Qui avevamo detto gatto, gatto. Quindi qui dobbiamo chiudere. Qui chiudiamo così. Questo lo mettiamo sopra così in maniera molto easy peasy lemon squeezy.
Questo lo possiamo anche lasciare. Abbiamo detto qui ci sarà noi due i due gatti. Qui possiamo chiudere, giusto? Sì. L'ipsa possiamo chiudere. Qui. Allora, beh, qui magari lo facciamo uguale. Facciamo tutto uguale. Qui ci possiamo mettere, sì, quest'altro. I gatti. Qui niente, lo possiamo lasciare così com'è. Qui ci andrà un cane. E qui, soltanto qui, perché potrebbe influire con gli zombie. Questi li lasciamo come sono così. Qua lo lasciamo com'è, magari anche così. E penso che abbiamo finito tutto. Qui soltanto da mettere. Ah, non devo magari portarmi il video a leggere prima, avrei fatto meglio. Però adesso siamo qua. Che vogliamo fare? Lo mettiamo, facciamo giallo. Mettiamo clay giallo, vabbè, uguale. Tanto non si vedrà nemmeno. Qui anche. Come la facciamo? Qui stone brick ci mettiamo. E sopra stone bricks uguale. Qui ci metteremo un blocco di stone brick in modo tale che il villager non possa scappare, però gli zombie possano cadere. Perfetto. Qui soltanto ci mettiamo degli altri stone brick. Il villager sarà qui e qui il coso. Quindi come cazzo lo porto su io il villager? Allora, anyway, farò diversi altri giri, porterò su il villager. Tenteremo anche di prendere. Intanto porto giù i gatti, il villager. E vediamo un po' che succede, a tra poco. Bene, finalmente ci sono riuscito, ho portato su tutti e due i fottutissimi gatti, li ho fatti riprodurre quelli che avevo là a casa. Ho portato questi qua, ho usato ovviamente le leather, una sottospecie di rampa, sono andato a prendermi la mia fottutissima pala con Siltouch, perché sennò avrei dovuto sprecare un bordello di vetro. E però mi sono scordato di togliere quello. Boia. Boia, ragazzi. Allora, come facciamo noi? Intanto rompiamo questo. Torniamo su qua. Se ci riusciamo, ecco. Rompiamo questo, perfetto. Scendiamo in maniera molto veloce. Molto veloce. Prendiamo questo pezzo di vetro. Dammelo. Perfetto. Ci dovremmo essere. Quello despawnerà tra pochi. Tra qualche minuto. E ci dovremmo essere. Io aspetto che adesso si popola di creeper, di mostri satanici e ci rivediamo tra pochissimo. Comunque questa era la farm, adesso ci facciamo un bellissimo screenshot. Ci siete? F1, attenzione, è credibile. Boom, screenshot. Perfetto. Spero sia efficiente. Ho fatto questo meccanismo per abbassare e alzare il pistone, ovviamente così i creeper non mi vedono. Così in teoria mi dovrebbero vedere. Mi dovrebbero vedere anche gli scheletri che dovrebbero sparare i creeper. Se tutto è fatto bene, dovrebbe essere efficientissimo. In tutti i casi io aspetterò magari qualche minuto che venga fuori qualche creepa o qualcosa del genere. Ci vediamo tra pochissimo. Ok, sta affluendo un bordello di gente. Il punto è, questo scheletro è rimasto là. È rimasto lì perché non ha un cane. Questi non so come siano finiti qua. Però questo ha libertà di muoversi come vuole. E ovviamente può anche cadere male e morire là dentro. Come diamine è passato lo scheletro di là? Scheletro? Vieni qua. Comunque, ecco, infatti, proviamo subito questa. Proviamo subito questo. Dai, ok. Adesso vi passerò davanti agli scheletri, eccolo. Colpiscimi. Allora loro non mi vedono, tu mi vedi però. E colpisci. Dai! È morto, ho deciso di morire. In tutti i casi funziona abbastanza bene. Mi colpisci? Ehi? Perché se apro questo è un casino. Possiamo anche vedere, possiamo provare però, no, un bordello. E perché non mi. Ah, perché magari prova a mettermi qui, però mi vedono anche i creeper. Magari qui, tipo. Dai. Perché non mi colpite? Tipo anche. Sì. No, 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 no,
Vabbè, adesso volendo ve lo faccio anche vedere che se esplode non dovrebbe succedere nulla. Ho messo un hopper ovviamente per con una cassa per prendere tutti i vari drop. Dai, sparami! Mi vedi? De, vabbè, non mi vede, non so per quale
motivo. Adesso proviamo a togliere questo, vediamo cosa succede. Lì non ci sparate, lì. Niente. Mori uno e due. Comunque, se io vado qua, mi faccio vedere da un creeper, non dovrebbe succedere niente. Esplodi, dai. Infatti c'è l'acqua e non succede niente. Bene, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, perché stiamo per raggiungere un traguardo importante, quello dei 1000 iscritti. Mi si è spostato un gatto boia. Comunque, mettete mi piace perché mi aiuta veramente tanto. Spero di riuscire ad arrivare a 35 mi piace per questa farm fantastica. Il gatto è sceso, madonna, madonna, resta. Ma dai! Gli piace questo posto in una maniera incredibile al gatto. Lì, si infila sempre lì. Comunque, vi aspetto al prossimo episodio che come al solito uscirà domani. E non mancate, mi raccomando, perché facciamo in questo let's play voglio trattare sempre più farm e costruzioni interessanti. Quindi vi aspetto al prossimo episodio. E mi raccomando, lasciate un mi piace. Ciao a tutti, ragazzi!